La storia che voglio raccontarvi oggi non è molto conosciuta, ma è molto particolare. Come avrete capito dal titolo, è la storia del calciatore italiano più forte che non avete mai sentito nominare. E di un italiano che ha vinto la Coppa d'Africa. Di foto non ce ne sono molte, perché è una storia di calcio africano che si svolge principalmente tra gli anni 50 e gli anni 70. Ma ci tenevo a raccontarvela, perché quel giocatore una decina d'anni fa ho avuto la fortuna di incontrarlo e di intervistarlo, perché ho letto le autobiografie che ha lasciato ai posteri e ho già scritto altrove della sua storia. E soprattutto perché il 16 settembre questa leggenda del calcio africano ci ha lasciati all'età di 87 anni. Questa è la storia di Luciano Vassallo. Per capire chi è Luciano Vassallo, dobbiamo tornare molto indietro nel tempo, fino agli anni 30, perché Luciano nasce all'Asmara, la capitale dell'Eritrea, il giorno di Ferragosto del 1935. Non è un momento qualsiasi nella storia dell'Asmara. Dalla fine dell'Ottocento l'Eritrea è diventata una colonia del Regno d'Italia e durante gli anni 30 il territorio diventa una piattaforma per permettere al regime fascista di invadere anche l'impero etiope. Così in pochi anni la città si ingrandisce, passa da 4.000 a 70.000 abitanti, diventando anche una sorta di parco giochi per gli architetti italiani. Se siete mai stati a Roma e vi ha rubato l'occhio per caso il Cinema Impero su Via dell'Acqua Bullicante a Tor Pignattara, sappiate che lo stesso architetto in quello stesso anno ha realizzato un cinema gemello con lo stesso nome anche nella capitale eritrea. Ci sono tanti italiani, soldati, civili, mercenari, e qualcuno di loro cerca compagnia femminile, ricorrendo al cosiddetto madamato, ovvero una relazione temporanea tra l'italiano e una donna nativa. Ed è proprio da una relazione del genere che nasce Luciano Vassallo, figlio di un bersagliere di Fiesole, Vittorio Vassallo, e di una donna eritrea, Merak Abraham. La realtà del madamato verrà poi nascosta sotto il tappeto dal regime fascista, prima con un regio decreto dell'aprile 1937 che lo mette fuori legge, impedendo agli italiani di intrattenere relazioni con donne locali. Poi con la legge del maggio 1940 che metterà al bando l'adozione e l'affiliazione di nativi e meticci. Ovvero, in parole spicce, vieterà il riconoscimento dei figli nati in relazioni del genere. Le tracce del bersagliere Vittorio Vassallo si perdono nel 1937, quando Luciano ha 2 anni e il padre viene trasferito ad Addis Abeba, la capitale dell'impero etiope, dopo che anche la colonia abissina è diventata parte della cosiddetta AOI. Africa orientale italiana. Luciano è un ragazzo di strada che vive di espedienti e di qualche piccolo lavoretto, ma si innamora del calcio e arriva a bussare alla porta del collegio La Salle, di fianco alla cattedrale cattolica dell'Asmara. Vuole giocare per la squadra dell'istituto. Si chiama Stella Asmarina e i suoi colori, il bianco e il nero, richiamano il fatto di essere formata principalmente di meticci, di ragazzini emarginati, rigettati dai padri italiani e discriminati dagli altri eritrei in quanto considerati figli dell'oppressore. Luciano però è ambizioso e cambia presto squadra. Prima prova il gruppo sportivo Ferrovieri, che gli permette di ottenere un lavoro presso le ferrovie eritree. Poi al Gagiret, dove giocherà dal 1953 al 1958. Una squadra di nativi, randagi come lui, che contribuiscono di tasca propria, con le proprie misere finanze, alla vita della squadra. A fine anni 50 poi Luciano cambierà nuovamente squadra, unendosi al gruppo sportivo Asmara, per $600 etiopi e un lavoro presso la Imperial Highway Authority, per permettergli di mantenere la propria famiglia. È una squadra formata da italiani, i vecchi occupanti coloniali ormai caduti in disgrazia. E per questo è continuamente bersaglio di insulti e arbitraggi sfavorevoli. E lo stesso Luciano verrà bollato come un traditore per la sua scelta. Ma è proprio lì che da terzino si trasforma in un regista avanzato, capace di tessere fitte trame di gioco e di insidiare le porte avversarie con la potenza del suo tiro. E il gruppo sportivo Asmara è una squadra forte, capace addirittura di battere la nazionale etiope in un'amichevole del 1959. Se gli anni 30 sono gli anni dell'espansione coloniale italiana in Africa orientale, gli anni 50 segnano la progressiva annessione dell'Eritrea all'impero etiope.
un processo che si compirà nel 1962, ma che già nel 1953 porterà all'unificazione dei due campionati. E sebbene la popolazione dell'Eritrea sia di appena 1,5 milioni di abitanti, a fronte dei 23 milioni dell'Etiopia, la tradizione sportiva portata alla smare dintorni dagli italiani permette alle squadre e agli atleti eritrei di lasciare il segno. 4 titoli nei primi 7 anni di unione dei due campionati andranno a squadre eritree e molti giocatori andranno a rimpolpare le file della nazionale etiope. Anche Luciano, che viene convocato per la prima volta nel 1956. Un grande onore, ma anche la necessità di affrontare una nuova discriminazione, quella degli etiopi nei confronti degli eritrei, e anche un forte conflitto personale con il padre padrone del calcio etiope, Irne Kacheu Tessema, uno dei nomi più importanti nella storia dello sviluppo del calcio nell'intero continente africano, ma anche una figura che, secondo quanto raccontava Vassallo, gestiva il calcio etiope in maniera feudale e discriminava i giocatori eritrei per favorire gli etiopi, in particolare quelli del St. George, la squadra la cui maglia Tessema aveva vestito per tutta la sua carriera. Nel 1960 Vassallo si trasferisce dall'Eritrea all'Etiopia, unendosi al Cotton Factory Club di Dire Dawa, che aveva appena vinto il campionato e voleva rinforzarsi con i due fratelli Vassallo. Sì, perché oltre a Luciano, al Cotton Factory Club approda anche il più giovane Italo, prolifico attaccante. È figlio di un altro uomo, ma per rinsaldare il legame familiare, Luciano ha deciso di registrare sia lui sia la sorella Lina con il cognome del bersagliere Vassallo. Con il Cotton Factory Club, i fratelli Vassallo vinceranno il campionato etiope nel 1962, nel 1963 e nel 1965, arrivando addirittura in semifinale nella prima edizione della Coppa dei Campioni africana. Ma il momento più alto della loro carriera coinciderà con la Coppa d'Africa del 1962, disputata proprio ad Addis Abeba di fronte all'imperatore etiope Haile Selassie. Secondo quanto raccontava Vassallo stesso, dopo il fallimento dell'edizione precedente, Tessema aveva rilassato le sue politiche di discriminazione verso gli eritrei, ma aveva anche cercato di privare Luciano della fascia da capitano, rinunciando solo quando un giocatore leggendario come l'attaccante etiope Mengistu Worku, considerato il miglior giocatore etiope di tutti i tempi, si era schierato al fianco dell'italo-eritreo. Sotto la guida di Vassallo, l'Etiopia vinse la semifinale contro la Tunisia 4-2. Una doppietta di Luciano, un gol di Worku e un gol di Kidane, un ex compagno di squadra di Luciano dai tempi del Gagiret. L'altra semifinale si concluse con la vittoria della Repubblica Araba Unita, ovvero l'attuale Egitto, che aveva vinto le due edizioni precedenti della Coppa d'Africa, battendo in entrambe le occasioni gli etiopi per 4-0. In finale furono gli egiziani a passare in vantaggio due volte, con Kidane a pareggiare i conti a 15 minuti dalla fine e poi Luciano a fissare il 2-2 a soli 6 minuti dal triplice fischio, mandando la gara ai supplementari e piegando l'animo degli egiziani. A decidere il risultato finale saranno le reti di Italo Vassallo e Mengistu Worku durante i supplementari. Luciano era stato il capocannoniere e il miglior giocatore del torneo e il capitano che ricevette direttamente dalle mani dell'imperatore la Coppa d'Africa. Eppure, 12 anni più tardi, la storia gli avrebbe strappato l'onore di aver segnato quei gol e di aver guidato quell'Etiopia vittoriosa. Il suo nome sarebbe stato cancellato da tutti gli archivi e documenti ufficiali e la memoria delle sue imprese eliminata. Il 12 settembre 1974, un colpo di stato del Comitato Militare di Ispirazione Comunista del DERG deporrà Sua Maestà Imperiale Haile Selassie, imprigionandolo nel Palazzo Imperiale di Menelik fino alla fine dei suoi giorni. Finì così il potere dell'uomo che aveva regnato sull'Etiopia per 58 anni e iniziò un'epoca di terrore per cui il comandante del DERG, Mengistu Haile Mariam, venne condannato per genocidio. Quando ci fu il colpo di stato, Luciano aveva già smesso di giocare ed era diventato allenatore, frequentando il corso a Coverciano insieme a Cesare Maldini. Si era trasferito nella capitale, Addis Abeba, e aveva aperto un'officina autorizzata Volkswagen. E il nuovo regime aveva molti motivi per odiarlo. Era benestante, era un meticcio, era eritreo, aveva molti contatti all'estero ed era molto amico della vecchia famiglia imperiale. E come se non bastasse, quando era stato sollevato dall'incarico di commissario tecnico della Nazionale, aveva denunciato l'utilizzo di un farmaco dopante. Un giorno una delle Volkswagen verdi dell'esercito
si ferma di fronte alla porta della sua officina. Lo portano via, sembra arrivata l'ora della fine. Ma in carcere un colonnello lo riconosce, è un suo tifoso. Lo lascia andare. Luciano deve stare attento, anche se la federazione lo chiama a guidare ancora una volta la nazionale. 2 settimane dopo una storica vittoria contro la Germania Est, Luciano si presenta alla sua officina, liquida gli stipendi di tutti i suoi dipendenti e si dirige verso il Gibuti, dove si imbarcherà in un volo per Roma, dove la sua famiglia era già stata messa al sicuro alcuni mesi prima. Non sarà però una vita facile, tra povertà, seri problemi familiari e una vita da ricostruire. Prima riparando le macchine a bordo strada sul lungomare di Ostia, poi finalmente aprendo una piccola officina, fino a ottenere il passaporto del paese che l'aveva rifiutato quando lui era ancora solo un bambino. Luciano è morto pochi giorni fa, senza aver mai smesso di raccontare la propria storia. Quella di una vita travolta a più riprese dalla storia e di un'identità segnata dal colonialismo, dalla povertà, dalla discriminazione, ma anche quella di un grande campione.